Quindi scoprire da un lato che questo settore è uno dei settori maggiormente inquinanti del pianeta e dall'altro che esistono delle modalità alternative per potersi vestire, per poter non rinunciare alla bellezza senza disturbare la natura, penso che sia veramente molto importante, significativo e tutto sommato anche inaspettato. Quindi anche qui, come al solito, quando ci mettiamo del nostro facciamo scuola. Cosa pensa delle parole della Meloni in Consiglio europeo, dove dice che la transizione ecologica in questo momento forse deve essere un po' rimandata, nel senso che cosa dico alle imprese che non sono pronte e che devono comunque continuare a lavorare? Che ha ragione, penso che siano valutazioni assolutamente indiscutibili, insomma. Noi abbiamo bisogno di coniugare queste due necessità, non possiamo bloccare le attività umane per diciamo, cercare di rinvigorire l'ecosistema. Dobbiamo svolgere queste due attività in perfetta sinergia e contemporaneità. Questa è una sfida che non è soltanto italiana, è una sfida che riguarda tutto il mondo. Poi è inutile stare qui a precisare che l'Italia e l'Europa sono una goccia in un oceano e quindi qualunque tipo di sacrificio, anche inimmaginabile, noi dovessimo sostenere rischierebbe di essere totalmente ininfluente dal punto di vista dell'economia globale. Quindi dall'altro lato c'è la necessità di sensibilizzare le nazioni maggiormente inquinanti, tra queste inutile precisare che dopo aver accolto la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, sappiamo tutti che la Cina è il soggetto maggiormente inquinante su molteplici aspetti, non solo quelli legati alle alterazioni climatiche. Quindi va fatta anche un'azione importante a livello internazionale per sensibilizzare quelle potenze che si voltano dall'altra parte e non sono in questo momento disponibili a fare dei sacrifici. Grazie. Grazie. Grazie a voi.